Un saluto a tutti, ben trovati a una nuova puntata, un nuovo appuntamento di Oltre la Rete, la nostra nuova rubrica di Cuneo Dice. Oggi siamo ospiti di Lab Travel, che è una delle realtà che fanno parte della grande famiglia di Cuneo Volley, che la supportano. Andremo a conoscere meglio questa realtà e poi nella seconda parte avremo la consueta intervista un po' particolare con un giocatore. Questa volta toccherà al giovane Luca Chiapello. Ma adesso parliamo di Lab Travel e del coinvolgimento nel progetto Cuneo Volley. Siamo insieme a Ezio, al presidente Ezio Barrero, che saluto e ringrazio. Grazie Grazie. Allora, intanto vabbè, il nome di Ezio Barrero si lega al mondo della pallavolo maschile, anche di quella femminile. Ecco, come mai questo ritorno ad essere coinvolti in questo progetto? Cosa vi ha convinto? So che in particolare ci tenete a un progetto, a una progettualità legata soprattutto ai giovani, giusto? Sì, ci tenete, io ci tengo personalmente, ecco, le società. Non hanno sempre molto riguardo verso i settori giovanili, noi invece siamo nati, ahimè, ormai tantissimi, non dico tantissimi anni fa, con la Alpitour Volley, dove avevamo una grandissima squadra di A1, ma avevamo anche creato un supporto di settore giovanile all'avanguardia. Non dimentichiamoci che era stato fatto un investimento proprio voluto dagli allora dirigenti Enzo Prandi, Beppe Cormio, sottoscritto, che volevano provare a vedere se si riusciva a creare dei fenomeni in casa, no? Certo. Io ho qui un elenco che oggi mi hanno portato Dopo lo gentilmente, diciamo, questo l'elenco dei ragazzi che hanno giocato in A1 e che sono tutti nati e cresciuti di Cuneo Busca, elenco. perché noi abbiamo Certo, creato questa avventura di Busca che è stata determinante. Ovviamente a me interessano i giovani, interessa che l'ambiente cuneese continui a giocare a pallavolo. Per continuare a giocare a pallavolo bisogna cominciare dai ragazzi, dai bambini, dalle bambine, per vicissitudini anche antipatiche e anche poco conosciute. La pallavolo maschile ha dovuto certo. chiudere, in quegli anni lì si faceva poco di pallavolo femminile, abbiamo cercato con un gruppo di soliti gruppi di amici di entrare nella femminile. Anche lì prendi una squadra in serie B2 e in 3 anni fai in serie A. Ma perché? Ma perché lavori bene? Perché basta lavorare con un po' di lavoro come stanno facendo le due società di adesso, no? Certo, Però certo. sempre con l'idea per me di avere un settore giovanile importante per far sì che le ragazze e i ragazzi di Cuneo possano giocare a questo sport, perché è uno sport dei più belli in assoluto. Per le femmine, secondo me, è lo sport ideale, perché è uno sport che non ha contatto fisico, quindi mi è venuto naturale entrare. Poi gli amici del maschile, abbiamo cominciato a parlare con loro. Mi piace anche ritornare così, essere un po' presente nel settore giovanile maschile, Assolutamente. anche perché so che ci sono tante idee importanti, idee di tornare a farlo crescere, compatibilmente con quello che uscirà nella normativa nazionale, perché qui siamo tutti in mano adesso a delle Certo. normative che rischiano veramente di distruggere i settori giovanili. E si può dire, posso dire che insomma figure come la tua, come la realtà, come la vostra, fanno bene appunto per la crescita di questo movimento pallavolistico. Parliamo di Lab Travel, un Sì. breve cenno. Ovviamente non bisogna essere degli esperti d'inglese per capire che Lab Travel, vi occupate Sì, di di viaggi. viaggi. Sì, però vedi, po pochi ci conoscono. A Cuneo, Santa Rosa, cosa fate nello Prima specifico? ti dico un aneddoto molto bello. Perfetto, e poi mi dici anche la tendenza dei viaggi, se la gente è Un tornata giorno quando a viaggiare. noi prendiamo la denominazione Alpitour e andiamo in A1, mi ferma un tifoso e mi dice: ma tutti gli altri hanno sponsor Berlusconi a Milano, a Ravenna c'è Gardini, ma noi abbiamo uno sponsor che è un'agenzia di viaggio. Cioè, la gente di Cuneo non sapeva che c'erano già 1500 persone che a Cuneo lavoravano, che si chiamava Alpitour ed era la più grande azienda del cuneese, no? Per dirti, no? Oggi, anche noi, nel nostro piccolo, comunque abbiamo 150 consulenti esterni, abbiamo 40 dipendenti che lavorano, è un'azienda molto grande, che fa turismo, produce turismo e ha i venditori, che sono in giro per l'Italia, diciamo centro e nord Italia, che hanno il contatto con il cliente, ed è un'azienda che è cresciuta molto, ovviamente anche grazie alle esperienze fatte con la Certo. Pitura. E adesso abbiamo anche con la qualità delle persone che lavorano, che
prima lavoravano in Alpi Tour e adesso sono qui che lavorano con noi, è una continuità anche per le famiglie, certo, che avevano in casa questa bella azienda. La gente viaggia, voglia di viaggi, la tendenza, dopo il periodo è stato terribile, noi abbiamo vissuto una guerra mondiale con 2 anni di totale assenza di lavoro, con solo grandi costi e pochi ricavi, adesso si riparte. È stato un po'... Noi abbiamo già fatto un grande 2022, il 2023 è spaventoso perché la gente ha proprio voglia di tornare a viaggiare, la gente, moltissime persone hanno non smesso di viaggiare ma hanno continuato a lavorare, perché noi ci ricordiamo della crisi, ma la crisi non ha toccato, lo dico volentieri, i pensionati, gli insegnanti, gli impiegati statali, che è gente che ha per 2 anni non ha avuto spese. Beh. E adesso le prime spese a cui si rivolge è il viaggio, perché il viaggio è emozionale, il viaggio non è un regalo, il viaggio è un fatto che tu vivi all'interno, e vedo che la gente, se ha 4 soldi in più, li spende. Per fortuna, sono tornati, la gente è tornata anche ad aver voglia di viaggiare e viaggiare. Allora, torniamo alla pallavolo e ai ricordi di di quegli anni bellissimi, no, che hai vissuto. Ci racconti, insomma, quali sono i ricordi, magari un aneddoto, un personaggio, cosa ti viene in mente, un'emozione legata a... Ma sai, la mia emozione più grande è stata sicuramente il Palazzo dello Sport, perché il Palazzo dello Sport ho dovuto dedicarmi 1 anno e mezzo proprio a cercare di portarlo a casa, perché noi giocavamo in una palestra che si chiama il Galoppatoio, se avevo ricordato, adesso c'è la ginnastica ritmica, e vinciamo un campionato di A2 con praticamente un palazzetto totalmente inadeguato, e addirittura con la presenza del presidente federale nazionale, che purtroppo adesso è mancato, che era il nostro grande amico, ha detto: Ezio, devi fare qualcosa perché qui da uno non lo potrai mai giocare. E in quegli anni cosa abbiamo inventato? Il paratende. Il paratende. Che molti giovani non se lo ricordano. Io me lo ricordo. Cioè, con grande capacità nostra, ma soprattutto amicizie anche giuste, corrette, fatte bene con gli assessori dello sport di allora, col sindaco di allora. Tutti, non si poteva perdere questa occasione, capisci? Ma non si poteva neanche capire come fare. È venuto in mente andare da Togni, Circo Togni, e chiedere: ma si potrà montare un paratende? E si è montato questo paratenda, abbiamo giocato 2 anni lì dentro, e in 2 anni però abbiamo fatto il palazzetto. Palazzetto che a una certa data, che adesso, cioè, che allora era una chicca, 5.000 persone, continua ad esserlo, e lì abbiamo vissuto questi tantissimi anni di grande successo. Okay. Personaggio, un giocatore a cui sei particolarmente legato? Ma sai, noi Lupo Ganef è stato... poi però... Personaggio incredibile. Perché personaggio, però il giocatore, quando abbiamo preso, poi abbiamo acquistato tutti i diritti di Milano, quindi abbiamo preso Lucchetta, Galli, direi... Difficile dirne uno. È difficile dirne uno, perché poi ne abbiamo presi tantissimi dopo, poi avevamo un'attenzione sul mondo, no? Seguivamo tutti i tornei dei Balcani, non c'era tutto quello che c'è adesso. Una volta i russi, gli slavi giocavano dei loro campionati molto chiusi, no? Noi abbiamo frequentato, abbiamo portato a casa i primi russi, i grandi russi in Italia, abbiamo trovato Igor Omerchen, che è diventato uno dei più grandi centrali del mondo, in un campionato balcanico dove Mingerlone, alto 2,10 m. Sì, era più difficile andare a trovare. Certo, però noi mandavamo, in quell'occasione Sergnotti era andato a vederlo, perché noi seguivamo tutti questi campionati, mentre gli altri avevano tanti soldi, quindi arrivavano poi a prendere quello che trovavano. Bisogna avere l'idea prima che... E poi l'operazione Milano, che ci ha portato immediatamente grandi giocatori. Quindi però uno Gane, se dobbiamo dirne uno... Sì, direi due cose io ricordo con grande... come si dice, sai, quando sei impotente ti metti a pensare, no? A Lupo, che era sempre allegro, e soprattutto alla grande avventura che abbiamo fatto nei campionati del mondo beach volley, e soprattutto le finali italiane della World League d'Italia. World League vuol dire le migliori nazionali, con la semifinale fatta a Cuneo tra Italia e Olanda. Cioè, cose che adesso sarebbero impensabili da immaginare. Per tante relazioni che si erano venute a creare. Partita più bella che ti ricordi? Con più... Beh, la più bella partita è stata la finale, una negativa, ma per un motivo ben preciso, la finale scudetto a Cuneo, la quinta, con Treviso, che abbiamo perso, con 6.000 spettatori, ci siamo beccati anche una denuncia perché eravamo in troppi,
ma con il fatto che il vicequestore, il nostro grande amico, ha preteso, mentre io ero incazzato con una biscia, che tutti i tifosi nostri, erano una valanga, accendessero ad applaudire a Treviso. No? Io ho detto, ci manca solo che ci pigliamo a botte, invece è stata una grande cosa. Allora, vogliamo svelare un po' questo elenco? Sì, ecco, una cosa che mi piace molto, perché... Sono i giocatori che hanno... Questa roba qui me l'ha portata Liano Petrelli, perché io ho detto, guarda, faccio un'intervista, probabilmente parleremo di giovani, no? E sono rimasto io sbaccalito. Io vi faccio una serie di nomi di giocatori, che dice nati a Cuneo, cioè cresciuti a Cuneo, nel vivaio di Busca, perché noi eravamo legati a Busca, per chi non se lo ricorda, che sono arrivati in Serie A. Cioè, dico, dai più famosi, Baranovic, Parodi, che tuttora è, Balbi, poi vi dico gli altri, Ariaudo, Gagliani, Marchisio, Rossi, Mazzone, Cortellazzi, Perla, Dutto, Della Corte, Jacopo Botto, che anche Scuderi, Prandi, Bolla, Casarin, Matteo Martino, più grande fenomeno fisico che io abbia mai visto nella mia vita, questo qui. Ma la testa gli era rimasta da parte. Parusso, Sesto, Segnalini. Cioè, questi qui sono 20 ragazzi che sono cresciuti in un vivaio di provincia, che ha avuto l'accortezza di dire non giochi a Cuneo, perché io, ecco una cosa che mi dispiaceva, al palazzetto dello sport al sabato pomeriggio si giocava l'Under 18 regionale o la Serie B2 o, certo. B1, non mi ricordo più, giocavi con 100 spettatori genitori, quando applaudevano c'era l'eco, io quando sentivo l'eco, sai, se tu vieni in un palazzetto vuoto e picchi forte la palla, e dice, ma cosa impara questi ragazzi? Capisci? Portati a Busca, ha fatto la scelta di dire, voi siete Busca adesso, sugli spalti di Busca c'erano quelli con i tamburi, che se giocavi male ti incazzavano, che ti applaudivano, che facevano festa, che ti portavano poi a mangiare con loro. Quei ragazzi a 17-18 anni sono diventati uomini prima, sono diventati che giocatori, poi sono diventati bravi giocatori. Sì, certo, capisci? Certo. Quello è stato forse quelle piccole intuizioni, no? Che però provengono da strutture fatte di uomini appassionati e che abbiano voglia di crescere, a prescindere dall'aspetto economico. Solo l'aspetto economico ti porta a quanti hanno vinto e poi hanno chiuso. Milano ha vinto tutto, poi ho detto, volete i giocatori nostri? Perché non aveva più da andare avanti. Ma noi potremmo parlare qua per ore davvero con questi, magari facciamo un'altra intervista a parte perché questo spazio qua siamo in chiusura, ma davvero è un piacere parlare di pallavolo con te, davvero faremo un'altra intervista più approfondita, intanto ci fermiamo qua per questa prima parte di Oltre la Rete, ci vediamo tra pochissimo con l'intervista a Luca Chiapello, grazie. Grazie a voi. Seconda parte di Oltre la Rete, come vedete abbiamo cambiato l'ospite, c'è un giocatore, nelle nostre solite interviste un po' particolari, un po' anche per divertirci, non troppo serie, abbiamo Luca Chiapello, schiacciatore di Cuneo Volley. Ciao Luca, sei pronto perché arrivi dopo due pezzi da 90 come il capitano e Parodi, quindi grande responsabilità, sei pronto? Sono pronto. Tutto bene, sì. Tutto a posto, grazie, ciao a tutti. Bene, allora... Luca Chiapello, cunese, poi hai fatto un anno a Fano, sei molto giovane, hai 20 anni, subito una domanda più pallavolistica, poi andiamo anche su altro, per metterti un po' a tuo agio, cosa significa da cunese vestire questa maglia? Hai fatto il settore giovanile, abiti qua, insomma, penso sia una grande emozione, no? Una grande emozione, un grande onore. E sicuro sono molto contento perché sono partito appunto dalle giovanili e diciamo sono riuscito a coronare un piccolo sogno di essere arrivato nella prima squadra di Cuneo e ogni volta che la indosso ripenso infatti sempre a quando ero un po' più piccolo, diciamo, dicevo chissà se arriverò mai così e quindi sì, ogni volta è sempre una grande emozione. Bene, risposta diplomatica. Non troppo, ma comunque un po' diplomatico, adesso basta, adesso lasciate andare completamente, tanto sai, queste sono interviste in cui cerchiamo un po' di non prenderci troppo sul serio, di parlare di pallavolo, ma non solo. Allora siamo, l'abbiamo visto prima, in un'agenzia di viaggi, Lab Travel di Cuneo, realtà che
fa parte della grande famiglia di Cuneo Volley. Allora ti chiedo il tuo rapporto con i viaggi, se sei, hai 20 anni, quindi tantissimi viaggi non puoi ancora averli fatti, però insomma se hai già viaggiato tanto, se ti piace viaggiare, se c'è un viaggio ideale, insomma il tuo rapporto con i viaggi. Ma allora diciamo che con la famiglia, quando ero un po' più piccolo, ogni estate si tendeva a fare qualche viaggio così in giro per l'Europa, quindi qualche posto l'ho già visitato tra Spagna, Inghilterra, Francia e quei posti lì. Sicuro è un'attività bellissima viaggiare e mi piacerebbe farlo un po' più spesso e quando poi ne avrò l'occasione dovrò poi decidere una meta tra quelle che mi piacciono di più. Ok, più da zaino in spalle avventura o relax, tranquillo, tutti comfort? Dipende, devo dire, sono un po' combattuto, però forse lo zaino in spalla, sì, se devo nonostante dire. Nonostante la cura Max Giaccardi che vi fa lavorare tantissimo. No, però anche qualche avventura ogni tanto fa sempre bene, sì. Ok, allora, cosa ti piace fare nel tempo libero? Sei il classico ventenne, non proprio perché giocando a pallavolo qualcosa del ventenne non puoi farlo sicuramente, però insomma, quali sono le tue passioni extracampo? Ma passioni extracampo, vabbè, musica, quello è sicuro, mi piace molto ascoltare la musica, ogni tanto magari con la squadra usciamo, tanto qui è pieno di bei posti, ecco, in cui andare, se no, ecco, anche magari quando poi non gioco praticare qualche altro sport in maniera un po' meno professionale, quello non mi dispiace. Sei uno sportivo a 360 gradi, quindi ti piace lo sport e so che fai anche studi anche per quello, no? Fai scienze motorie, sta andando bene da quel punto di vista, sì, no, ti piace? Certo. Sì. Mi piace, sì, ecco, allora lo studio. Bravo, non mi entusiasma, non mi entusiasma, no. Però ecco, sono convinto che mi aiuterà nel futuro, quindi lo faccio volentieri. E quali altri sport ti piacciono? Quali altri sport segui? L'NBA, io sono un grande appassionato. Sì, sì. Squadra, per cui tifi, giocatore, LeBron che ha battuto LeBron, record, sì. Sicuramente, anche perché quando ero un po' più piccolino lui era nel suo prime, diciamo, e quindi mi sono innamorato di lui. Purtroppo devo dire, per come stanno quest'anno i Lakers, anche se adesso... Quindi tifi nella squadra in cui gioca LeBron? Tendenzialmente sì, però i Lakers anche quando c'era Kobe ero abbastanza appassionato. Non ti trattavi male, no, grandi campioni, quindi fai le vatacce, ti svegli, diciamolo sottovoce, perché non si può dire, ma ogni tanto qualche partita di notte te la guardi. Oramai succede sempre quando più spesso. Quando non ci sono allenamenti, ovviamente. Succede sempre meno spesso perché, diciamo, non ho più i ritmi per poterlo fare, però ecco, qualche partita magari che mi interessa, sì, magari non me la guardo tutta, però ecco. Perfetto. Calcio anche, mi hanno detto che segui, sì, no? Sì, calcio lo seguo. Ho avuto delle tempo fa spoiler. Facevo anche fantacalcio, adesso abbiamo smesso. Non c'è un fantacalcio in squadra, no? No, quest'anno no, purtroppo. No. Fantavolle, però... non so niente. No, faccia niente, faccia niente, però... Okay. È una squadra del cuore, del calcio? Del calcio la Juve, anche se da piccolino ero combattuto perché mio nonno era interista. E... Molto meglio tuo nonno. Però la Juve, poi mio padrino lavora in quell'ambiente lì, juventino, quindi sì, alla fine mi ha spinto verso quel lato. E poi mi hanno detto che sei un ottimo giocatore di beach volley in estate, ti diverti? Ottimo più o meno, però ecco, mi diverto, quello sicuro, ho tanti amici che giocano a pallavolo. Quindi. Ok, vita del ventenne che fa sport, insomma, come si riesce a... ogni tanto ci sono delle privazioni, dei sacrifici, cioè tu immagino che abbia tanti amici anche quasi come sei cunese, che magari il sabato sera o durante eventi particolari escono, fanno festa, tu invece devi fare la vita sportiva, come la vivi? È facile? Ma ti dirò, per me è facile perché mi piace fare questa vita, quindi non ho nessun problema e sono anche fortunato che tanti miei amici giocano anche loro a pallavolo, okay, magari in altre squadre, altre categorie, e quindi comunque anche loro hanno un sabato sera, comunque riescono a far poco, però comunque anche quando ero un po' più piccolo non mi ha mai dato fastidio, ecco, avere questo impegno qua. Ok. Tu sei uno dei più giovani, sei il più giovane, no? Il più giovane, ci sono Cardone Esposito, che sono nel 2003. Ok, perfetto. Comunque sei uno dei più giovani, com'è? Perché noi appunto abbiamo avuto ospiti i due senatori e loro dicevano no, noi siamo tranquilli con i giovani, è vero? O di tutto quello che devi dire, dai, è il momento. No, è vero, siamo un bel gruppo, ci sono...
ci sono pochi episodi del famoso nonnismo, no? Chiederti, non ci sono nonnismo? Ma allora ci sono, ma quelli più classici, si portano le borse, i bagagli un po' più pesanti nelle trasferte, però ecco, niente di più, siamo davvero un bel gruppo e anche i veterani, ecco, non premono su questo fatto. Non siete presi così di mira da scherzi o... Sì, no, però ma ce li facciamo proprio tra di noi, quindi è anche bello. La prima volta che sei entrato nello spogliatoio della prima squadra, qualche anno fa, per il tuo primo allenamento, ti ricordi ancora, non so, un episodio particolare, un giocatore che hai visto e hai detto, caspita, sono qua, o qualche... insomma, cosa hai provato? Ma allora, ti dirò, la prima volta ero abbastanza agitato, adesso ti parlo del 2018, il mio primo allenamento con la prima squadra. Sono stato fortunato che c'erano anche altri due miei compagni giovanili, diciamo, che erano saliti in prima squadra con me, quindi abbiamo fatto, ci siamo andati man forte, ecco, tra di noi. Però, ecco, di sicuro c'era tantissima emozione, poi comunque anche lì c'è stato un bel gruppo, quindi... siamo riusciti a amalgamarci subito. Ok. E poi c'è questa foto che è girata qualche tempo fa di te insieme, te giovanissimo insieme, piccolino, insieme a Simone Parodi, adesso siete compagni di squadra, ma avevi fatto questa foto quando era venuto con la nazionale qui. Che effetto ti ha fatto poi ritrovartelo come compagno? Avete scherzato, immagino, su questa cosa spesso? Sì, sì, scherziamo ancora ora, ci divertiamo, ma... devo dire che mi ha fatto parecchio effetto quest'estate quando ho saputo che Simo sarebbe stato della squadra, lì, non dico subito, però poco dopo mi è venuta in mente di quella famosa foto, ecco, e ai tempi ancora in realtà io non seguivo molto bene la pallavolo, quindi non sapevo ancora bene chi fosse, però ecco, poi ho iniziato a seguirla, a praticarla e tutto quanto, quindi poi quest'estate quando ho saputo che era il mio compagno di squadra ero sicuramente molto felice. Allora, ancora un paio di curiosità prima poi della solita raffica di domande finali. Siccome mi sono informato prima di questa intervista, mi hanno detto che sei andato via da Fano lasciando tantissime ragazze disperate, è vero questa cosa? Ma quello non lo so, ecco. Sicuro a Fano mi sono trovato molto bene, è un bellissimo posto, gente molto accogliente, eravamo anche una bella squadra. Risposta diplomatica. Sì, sì. No, hai capito? E mi hanno detto anche che, non so, Cardona magari ti, non so se si sdebita in qualche modo perché l'hai fatto da taxista per moltissimo tempo. Cardo adesso finalmente è riuscito a prendere la patente pochi giorni fa, quindi ecco, mi aspetto di sicuro una cena da lui o qualcosa. Scegli tu il posto naturalmente. Da agosto fino all'altro ieri l'ho portato io a casa, allenamento e tutto, quindi... Bene, bene, allora da Cardona aspettiamo una... lui si aspetta, poi veniamo anche noi, non so, però... Allora, domande raffica, non so, questo hai già visto, sono domande secche, per capire un po' meglio che persona, che personaggio sei. Soprannome, se c'è? Lu, Lucky, Luke, okay. Un po' così. Allora, questa è un po' complicata, pregi e difetti, un paio di caratteristiche per dire, per dire i tuoi pregi e un paio di difetti. Allora, pregi sono buono. E sono presente, diciamo, con gli amici. Difetti, sono testardo e sono leggermente autocritico, diciamo, forse un po' troppo. Vabbè, un po' va bene, però sì, magari un po' troppo. Okay. C'è un giorno, anche pallavolisticamente o non, che ricordi quello che possiamo definire il più bello della tua vita? Giorno più bello... Facciamo pallavolisticamente. Vai. Pallavolisticamente ti dico quest'estate. No, quest'estate quando ho ricevuto la chiamata che Max mi voleva di nuovo qua a Cuneo. Ok. E come hai esordito? Ciao, sono Max, perché lui è un po'. No, lui è abbastanza diretto, Max. Sì, mi aveva chiamato, cioè mi avevano avvisato che mi avrebbe chiamato, e poi ci siamo sentiti un giorno, poi ci siamo visti successivamente, però ero molto felice. Sì. Ok, quello se c'è una partita, un episodio, restiamo alla pallavolo, che vorresti cancellare dalla tua giovanissima carriera, c'è? La semifinale nazionale che abbiamo avuto in Under 16, avevamo un bel gruppo, avevamo occasione di vincere lo scudetto giovanile, però quella partita è stata abbastanza sfortunata, abbiamo perso 3-2 contro Treviso e diciamo che in quel giorno ero stato davvero male. Ok. Prima cosa che fai la mattina quando ti svegli?
o se ti svegli il pomeriggio, non lo so, ma non penso. Prima cosa che faccio è pensare agli allenamenti che abbiamo quel giorno. Cosa dobbiamo fare? Risposta giù, non so se è quella vera, ma risposta. Sono sincero. E l'ultima cosa, non dirmi che pensi agli allenamenti. No, l'ultima cosa, io la sera poi mi rilasso, dopo cena mi rilasso sempre un po' con la musica, quindi in realtà ci sono sempre parecchie cose a cui pensare. Cucini o no? Cucino direi di sì, perché comunque l'anno scorso vivevo da solo. Come è stato l'anno scorso? Piccola parentesi, sei uscito la prima volta fuori casa da solo, hai fatto tanti danni in casa? No, danni no, perché fortunatamente vivevo con altri miei due coinquilini un po' più esperti, ecco. Però è stato all'inizio un attimo difficile ambientarsi così, però poi prendi la mano anche con la cucina. Ok, quindi hai un piatto... Piatto particolare che mi piace cucinare è pasta ragù. Pasta ragù, semplice, ma perfetto. Pizza o sushi? Pizza. Pizza. Mare o montagna? Montagna. Ok. Un altro sport oltre la pallavolo, me l'hai detto, il basket. Film preferito? Film preferito Avengers Endgame. Serie TV? Friends. Friends. Film o serie TV se dovessi scegliere? Film. Ok, canzone preferita se ne hai una, magari del momento. Del momento All or Nothing. Ok, e hai qualche routine, magari anche qualche canzone che ascolti prima della partita, qualche routine, qualche episodio particolare che magari i tuoi compagni che ti prendono in giro perché fai sempre quello, non so, degli abitudini? Ci sono due canzoni americane che... Io e Cardona ci piace ascoltare, e ce ne sono due in particolare che dobbiamo per forza ascoltare prima di una partita, perché se no non siamo tranquilli. Quelle cose che bisogna, non diciamole perché rimane... Non diciamole. Un segreto. Allora, sulla pallavola adesso, il pallavolista più forte della storia secondo te? Irving Gappet. Ed è anche quello un po' che era un po' il tuo idolo, quello con cui sei cresciuto come ideale. Perfetto, il più forte invece con cui hai giocato? Simone Paroli. Squadra attuale, domande sulla squadra attuale, anche se anche quelle di prima erano un po' sulla squadra attuale, perché tu non hai giocato in tantissime altre squadre, appunto, a parte la parentesi a Fano, quindi il compagno di squadra più forte attuale, immagino Paroli. Paroli. Perché, ok, anche Paroli ti dovrà una cena, quindi diciamo. Quello con cui hai legato di più, immagino, Cardona, da quello che hai detto. Sì, Cardona o Bisotto, anche perché ci ho fatto delle giorni insieme. Quindi... Ok. Quello con cui far serata? Poi non so se sei, non te l'ho chiesto, sei uno tranquillo o uno che... Ma io sono abbastanza tranquillo, dai, però se dovessi, se devo far serata scelgo Esposito. L'hanno detto in tanti, chissà perché. Dobbiamo fare una serata con Esposito tutti quanti. Quello più tartassato dagli scherzi? Lilli o Esposito, Quello che si lamenta un po' di più degli altri, se c'è? Che si lamenta un po' di più degli altri, Lilli, anche lui. Quello più brillante, non so, che quando fate una cena, quello che un aperitivo, è quello che paga di più, quello che se c'è. Che paga di più è sempre Jacopo Botto, sempre lui. Quindi nonostante sia ligure... ma alla fine è il capitano. Se ti devo dire più brillante è Sant'Angelo. Ok, invece quello un po' più col bacino corto, se c'è. Occhio che siamo, poi devi tornare nello spogliatoio. Ti dirò, siamo in tanti. Te la faccio diplomatica, siamo in tanti col bacino corto. Ok. Vabbè, dai, siamo in chiusura. Di solito chiedevamo agli altri ospiti, siccome venivano da un'altra regione, erano liguri, una frase nel loro dialetto, ma tu sei di qua, non so se vuoi dire non so se col dialetto come vai, se sei forte, se vuoi dirci qualche parola. Lo parlo poco, però ecco una frase che mi dicevano sempre da piccolo è se è proprio un föl. Diciamo, mi è un po' rimasto. L'abbiamo capito tutti, perfetto. Sì. Grazie mille, Luca, sei stato simpatico, ci siamo divertiti. Grazie e in bocca al lupo per il resto della stagione. Alla prossima, noi ci vediamo prestissimo con la prossima puntata di Oltre la Rete. Ciao.